Grazie per l'introduzione e grazie a tutti gli organizzatori e volontari per rendere possibile questo evento. Grazie anche per voi per l'interesse al talk. È un piacere di esserci dopo questi 3 anni. Oggi parliamo di WordPress come headless CMS. Vediamo che cos'è, come funziona e perché può essere interessante usarlo. Sono Mario, come hai detto, sono sviluppatore, però sono più focussato su concetti, strategie, tutto questo per i nostri clienti. Prima pensavo che headless vuol dire che non c'è più bisogno di avere un server hosting normale che per la distribuzione di un sito web. Però la terminologia è un po' diversa. Si parla di un corpo e la separazione è fra il back-end e il front-end, che è il livello di presentazione. E questi due vengono separati nell'idea di headless. Guardiamo un attimo in dettaglio come funziona. Come funziona WordPress normalmente? WordPress è responsabile per tutto, tutte le funzioni del sito web. Un editore gestisce i contenuti nel backend e carica tutti i file come immagini necessari, e la funzionalità viene dal core e i plugin, mentre l'aspetto del sito web è controllato dal theme, customizer e così via. Alla fine tutto viene salvato all'interno del, spero che si può vedere, sì, nel server con il file system e la database. Di conseguenza ogni richiesta di utenti che visitano il tuo sito web deve superare tutte queste fasi di cui sopra prima, che un singolo sito venga recapitato al browser. Un processo che funziona per la maggior parte dei progetti web di piccole e medie dimensioni, ma diventa rapidamente inefficiente con progetti più complessi. Le dipendenze di tutti questi sistemi che funzionano bene, inclusa l'infrastruttura esterna come hosting. Però questo ti può fare difficoltà in un progetto. Vediamo dopo. In una configurazione headless le cose cambiano un po'. WordPress ora viene utilizzato solo per mantenere e organizzare i tuoi contenuti e strutture come le tassonomie. Il sito web effettivo non viene più consegnato da WordPress al browser e quindi è separato dal resto. O, come si dice in inglese, decoupled. Tutti i tuoi contenuti verranno ora consegnati tramite API come REST o GraphQL, che se non sapete si può guardare dopo come funziona. È solo un metodo diverso per usare l'API. E anche il file system per tutti i fili, tutte le immagini, tutto questo. Pensi di ogni singolo sito come un pacchetto che ne descrive la struttura e contiene tutti i contenuti necessari. Questi pacchetti vengono accelerati tramite le API
e questo ti dà la possibilità di utilizzare tutti i tuoi contenuti attraverso una moltitudine di front-end differenti su misura per ogni singola user experience. Va bene, per farlo in realtà ci sono molte soluzioni diverse e che non voglio tutto spiegare perché è un po' da gusto di ognuno. Queste sono possibilità che si può usare differenti front-end da un sito web fino a, diciamo, un mobile app sul telefono o un digital sign in un negozio o anche un POS, tipo una cassa in un negozio, roba così. Si può tutto usare questa roba. Allora, alcuni di voi potrebbe già utilizzare una qualche forma di decoupled. Quando si utilizza la memorizzazione nel cache su un CDN è già una forma di separare che se spieghiamo caching vuol dire che il sito è salvato e in un, non so come si dice in italiano, in un non su WordPress, però in, diciamo, in, come abbiamo detto prima, HTML, CSS, tutto questo viene in un pacchetto e questo si può mettere su un CDN. CDN vuol dire Content Delivery Network, che ci sono tanti fuori, che non funziona più sul tuo server, è fuori di questo sistema, così non c'è bisogno di utilizzare LAMP, che vuol dire il tuo server consistente da un Apache, MySQL e PHP. Così è più veloce e normalmente Content Delivery Networks sono più vicino ai utenti globale. Così la distanza è più corta e tutto viene più veloce. Ma l'opzione headless più semplice per fornire il tuo sito web ai tuoi utenti è utilizzare un approccio statico. Questo è quando fondamentalmente ogni singola chiamata possibile al tuo sito web viene renderizzata in uno di questi pacchetti prima menzionati e quindi l'intero sito web ora esiste come un sito web statico, non dinamico e scusate, e non è necessario eseguire il rendering su richiesta perché tutto è precalcolato e pronto per essere utilizzato. E si usa di nuovo un CDN per la distribuzione, non c'è più bisogno di un server complesso e così si salva tempo e è più rapido per tutti. Sì, è molto più efficiente alla fine. Però anche questo si faceva, tipo così, si costruiva i siti all'inizio, no? Si faceva solo HTML e basta. Si può fare con... Vediamo dopo come si può fare questo. Oggi si parla di un sistema simile, però a base di JavaScript. Tutto ciò può diventare più complicato in diversi approcci headless basati su JavaScript. In uno scenario del genere, uno script di compilazione che si chiama build process estrae tutte le cose necessarie dalle API di WordPress
e crea una rappresentazione basata su JavaScript del tuo sito web che può essere fornita in modo simile. In questo modo puoi utilizzare più funzionalità a cui potresti essere abituato quando già lavori con JavaScript, che è essenziale per la maggior parte degli sviluppatori front-end. Quanti di voi lavorate più al back-end? Ok. E ci sono sviluppatori che fanno solo front-end? Ok. Allora gli altri devono imparare un po'. Guardiamo sull'idea di static. Alla fine abbiamo già detto tanto di questa roba, è relativamente facile. Ci sono generatori per farlo come software as a service, si può usare questi che ti danno alla fine questo pacchetto che abbiamo parlato di, che si può mettere su un CDN. Però c'è anche un plugin che non conosco che si chiama Simply Static e ci sono altri, alcuni abbastanza vecchi che non sono più mantenuti sul repository. La infrastruttura è un po' più complicata perché ora si parla già da almeno due sistemi, il server originale dove c'è WordPress, dove c'è il build process, tutto questo, un secondo che è il CDN e si usi anche un software as a service, c'è un terzo servizio che ti dà la funzionalità di mettere tutto insieme. Però se si pensa di un sito statico, in genere non c'è funzionalità. Vuol dire se usi un contact form 7, roba così, o qualcosa altro per anche il search, comments o funzionalità di multilingua, non ci sono, diciamo, implementato in questo pacchetto se non è tutto costruito giusto. Allora si deve pensare di questa roba. Però questi servizi, anche Simple Static, ti danno già funzionalità per questo, un minimo però. Però in ritorno ricevi più sicurezza perché dal pubblico non è più accessibile il tuo installo di WordPress e abbiamo già parlato di performance e ci sono normalmente meno costi per la distribuzione perché usi un CDN che costa molto meno di un server che deve fare lo stesso lavoro per un granché di utenti. Allora, il terzo concetto che abbiamo parlato era questo a base di JavaScript e si parla di un Jamstack dove J è per JavaScript e per APIs e M per il markup che fa il frontend. Qui ci sono alcuni esempi che ci sono tanti in più che si può usare, che per JavaScript c'è JavaScript Vanilla, c'è React, Vue, Svelte, Angular, tutti questi framework che ci sono fuori e vengono usati. Per gli APIs abbiamo già parlato, WordPress ha un API intero, che interna, che già usate tutti. C'è anche WooCommerce con un API, anche Advanced Custom Fields ha un API. Però anche con questo tipo di siti web è molto popolare usare GraphQL, che è un altro modo di API che è più simile a fare, si chiama QL, perché è più simile a SQL e fare delle richieste in un modo diverso di REST come per l'API. E ci sono anche plugin inoltre che ti danno funzionalità in più della base di WordPress, come Yoast e tutto questo.
è tutto scelta vostra, che ti piace, se ti piace più React o se ti piace più Vue. Però se lavori già con Gutenberg, usi React, questo può essere una cosa che questo non devi riimparare per usare nel frontend. Però perché parliamo di questo? Abbiamo già parlato un po' dei vantaggi e ora andiamo un po' più in dettaglio. Uno dei più grandi progressi è che i gestori del tuo sito web possono semplicemente andare avanti e utilizzare lo strumento a cui sono più abituati, ovvero il back-end di WordPress. E questo è una richiesta di tanti clienti che sanno già un sistema, vogliono stare in questo sistema e non imparare qualcosa di nuovo. Inoltre hai la possibilità di combinare molti strumenti diversi dal sito che fornisce i contenuti e come fornisce i tuoi contenuti a tutti i diversi tipi di punti finali. Questo può essere anche tipo accanto di WordPress, puoi usare altri sistemi da dove vengono contenuti, che può essere un sistema interno della vita o qualcos'altro, e così ce l'hai più flessibilità. Per il nostro lavoro uno dei punti più convincenti è la performance. Con Headless sei indipendente dall'infrastruttura server tradizionale e puoi trarre tutti i vantaggi da metodi di consegna molto più adatti. E pensa se il tuo sito web pubblico non esegue più WordPress. La maggior parte dei tuoi problemi di sicurezza sono scomparsi perché la maggior parte dei punti di accesso non è più accessibile al pubblico. E poi puoi sfruttare appieno i moderni framework di cui abbiamo parlato. Ma ci sono alcuni svantaggi. Le funzionalità che prima erano facilmente disponibili tramite plugin non ci sono più così facili. La tua funzionalità ora deve essere integrata nel tuo frontend, non viene più da WordPress, dal backend o dal tuo setup con tutto plugin e tutto questo. Ma la buona notizia è che molte funzioni sono già supportate e altro devono venire. Al momento i theme disponibili sono meno, ma anche questo cambia continuamente. Ci sono ditte che fanno solo questo e ci sono anche di questi framework che abbiamo parlato prima, ci sono anche dei repository con diciamo theme o setup preparate per usare, che possiamo vedere dopo se c'è tempo. Un requisito di competenza tecnica più pesante vuol dire se non sei usato, come avete già segnalato, non so, come avete detto che non tutti sanno già usare JavaScript così tanto nel frontend, questo si deve imparare se si vuole fare un sito così. Non c'è un'altra possibilità, perché questo è alla fine un secondo sistema che si deve costruire. Gestione di più sistemi, che può essere impegnativa, e la base di conoscenze di un team deve coprire tutti i sistemi. C'è anche la complessità aggiunta, per esempio, si deve pensare un po' come si fa il SEO e altre funzionalità come abbiamo già parlato. Si deve anche mantenere più sistemi, come abbiamo detto, c'è anche un po' meno supporto. Per WordPress c'è una comunità che c'era per tanti anni, ci sono documenti per tutto. Per questi framework nuovi non è così facile.
è un po' diverso e cambia anche tanto. Tipo da un major version da un altro, può essere che tutto cambia e lo devi riscrivere il tuo front-end. Questo è perché è tutto un po' nuovo e cambia il sviluppo cambia tanto a volte. Allora, parliamo un po' di performance. Questo è un esempio di un nostro cliente. E si vede questo grafo che è fatto con New Relic, che si chiama Application Layer Monitoring, che guarda esattamente cosa costa tempo per rendere il sito, un sito specifico. E si vede qui che si parla da 3 secondi per un request. E più di tutto il tempo va in questo spazio blu, azzurro, che è PHP. Il giallo è MySQL, la database, il verde sono sorsi esterni. E tutto questo è il tempo che viene usato dal server normale. Allora, se si pensa, se non c'è bisogno di usare PHP perché il sito non è così complesso, posso già, tipo, da 2 secondi, posso già perdere questo tempo per questo sito. E questo è un granché. Per ognuno si deve analizzare come funziona il tuo sito. Questo è un esempio dove era un po' ovvio di pensare di un modo diverso per il sito. E alla fine, con il decoupling, dove tutti i sistemi sono un po' per sé, si può mettere l'infrastruttura differente. Diciamo, posso mettere, abbiamo già parlato del CDN, posso mettere anche altre parti del sito su diversi sistemi, tipo il file system, da dove vengono immagini, tutto questo, può essere un container, un altro container può essere la database, tutto questo. E si mette, diciamo, performance per ogni uno di questi container a base di bisogno. Così, se c'è più bisogno per uno di questi container, si può scalare e mettere più energia su questa e il sistema in genere funziona più smooth, diciamo, più gentile a tutti. Sicurezza abbiamo già parlato, è separato il WordPress dal front-end, così non dico che... Ma è tutto, abbiamo già parlato di questo. Flessibilità abbiamo anche parlato di, però questo è anche un po' di complicazione, no? Devi pensare, se scrivi tu il front-end, devi pensare di tutte queste funzionalità che vuoi avere, se è autentificazione, per esempio, per fare content, user-generated content che... anche per se vuoi usare un shop. Questo è difficile perché ci sono tante interazioni, è molto dinamico. Ci sono sistemi che lo supportano, però è molto complesso. Più facile fare un contact form ricerca per articoli, tutto questo. Ma ti dà oltre flessibilità, come abbiamo già detto, per usare tutti questi sistemi di front-end. Allora, stiamo già parlando un po' di quando usare Headless. E, uno di questi punti può essere che il tuo sito non cambia molto. Diciamo un sito per un business che è un po' tipo come un business card che ha informazioni basi che non cambiano tanto, va benissimo per questo l'idea. Questo è ovvio, se hai bisogno di velocità, questo funziona ottimo per te.
Sicurezza abbiamo parlato. Grazie. Devi essere esperto di JavaScript, forse hai issues con la performance e... Ah sì, questo abbiamo già detto, un business site, brochure, magazzini, riviste, contenuti editoriali sono perfetti per fare questa roba. Anche perché ieri ho parlato con... non so se c'è... Ma abbiamo parlato di un sito, di una rivista che ha tipo milioni di utenti al mese. E se pensi in queste dimensioni, WordPress con un server tradizionale non lo fa più. Anche per campagne, tipo se fai... una landing page per una ditta che fa pubblicità nella televisione, per esempio, ci sono questi peak quando c'è questa pubblicità nella televisione. E un server tradizionale non fa molto bene con questi peak, perché normalmente ha delle risorse fissi, che è RAM, tutto questo, e non c'è scalabilità. Ah, e si può usare come single page application che si funziona così, questo Jamstack funziona tipo tutto nel tuo browser, si può usare il sito senza usare nessun server dopo il primo carico del sito, questo si chiama single page application. E c'è Progressive Web App, che è anche interessante se usi in un scenario con un online shop. Un esempio è Starbucks, dove si può usare tutta l'applicazione offline sul telefono anche per ordinare un caffè e funziona anche senza connessione. Basta, grazie. A questo punto abbiamo... Abbiamo un po' tempo per domande, non so quanto tempo c'è. O si può guardare sì, qualcosa se domanda. Volete. C'è qualche domanda? Arrivo. Ciao, grazie intanto per aver portato questo argomento che credo sia molto interessante credo dal punto di vista tecnologico. Io ho sviluppato un progetto utilizzando WordPress Headless. Oltre al fatto che è molto più complesso tecnologicamente, però diciamo, la cosa che mi chiedevo è che poi alla fine ho dovuto mettere tutto quanto su un hosting tradizionale. Hai mai provato a metterlo su qualcosa di serverless, che ne so, AWS, Lambda o qualcosa del genere? Sai se c'è qualcosa che funziona, che sia scalabile da quel punto di vista per non avere appunto il server configurato che ti continua comunque a funzionare sempre? Ok, questo, grazie. Sì, è molto interessante. E questa è la forza di questa soluzione, perché ora puoi pensare di questi forme di tecnologia, perché solo con WordPress come lo usi questa roba? Ora c'è la possibilità di pensare come si può usare questi, diciamo, edge tecnologie che ci sono. Però, come hai detto te, è complicato e si deve trovare delle soluzioni e non è tutto documentato, non trovi tipo facilmente un sito che ti spiega come tutto funziona, specialmente per la tua soluzione. Si può parlare un po' più in dettaglio dopo, perché è un po' complesso, però è interessante perché ora c'è la possibilità di farlo e per questo il titolo era andare nel futuro con WordPress con tutte queste possibilità. Altre domande? Sì. Se volete mi piacerebbe anche fare tipo un workshop continuamente tipo sull'internet o su Zoom o qualcosa di tutti questi temi, perché come ho detto non c'è tanto documentazione. A me mi piacerebbe capire come usate voi questi sistemi e forse si può trovare soluzione in comune e lavorare su soluzione che si può documentare anche per WordPress. Mi piacerebbe molto e se volete mi potete scrivere su Twitter su questo handle.
Sì, ciao, volevo chiederti se a me avevi mai sentito parlare di Frontity, che è un, diciamo, avevano fatto un ottimo lavoro verticale su WordPress per quanto riguarda appunto siti in formato headless, eccetera. Poi è stato acquistato da Automattic un po' di mesi fa, forse più di un anno fa, e mi sembra che il loro lavoro sia dentro l'editor nuovo dell'ultimo tema, degli ultimi sviluppi di WordPress 6. Però poi non è più andato avanti invece il progetto originale di Frontity. Ecco, volevo chiederti se conosci qualcos'altro che sta lavorando specificatamente su WordPress in maniera così precisa, o se sai effettivamente quanto il lavoro di Frontity è andato dentro il nuovo WordPress. Questo non lo so, è una buona domanda, non lo so. Però Frontity ora non è più, come hai detto, non è più mantenuto, però cercano per nuovi persone che vogliono mantenerlo. Questo è interessante. Simili sono, ci sono tanti, però dipende un po' da che cosa guardi, no? Tipo se si usa Gatsby, c'è una grande comunità dietro di questo, anche un gran sacco di soldi per il marketing. E c'è un gran che di documentazione anche per questo. E tutto a base di React, allora se lavori già con Gutenberg, tutto questo va bene, puoi stare in un framework che già conosci. Inoltre ci sono altri sistemi, però non voglio andare, ci sono tantissimi e non voglio tipo dire usi questi o questo, perché anche è un po' di pubblicità che non voglio andare in questa direzione, però si può parlare dopo se hai voglia. Ok. Bene, grazie a tutti, grazie Mario. Grazie a voi.